Massimiliano, vedi, no, la presentazione? Sì, la vedo, la vedo. Perfetto. Adesso tolgo il volume perché così. Sì. Bene. Intanto benvenuti a tutti. Aspettiamo ancora qualche minuto e poi partiamo.
Ok, tra 2 minuti possiamo partire. Bene, direi che possiamo iniziare. Allora, innanzitutto benvenuti a questo webinar, appunto, che ha il titolo Strategie di difesa residuo zero per le pomace. Questo è il secondo webinar che facciamo con questo tema. A novembre abbiamo fatto un webinar dedicato alle colture orticole, e mentre adesso, appunto, con gennaio facciamo un webinar, appunto, dedicato alle pomace. La prima settimana di febbraio ne faremo uno dedicato alla vite e verso metà e fine febbraio uno dedicato alle drupacee. Come sapete, appunto, con i webinar di Zoom voi potete porre le vostre domande a cui noi appunto poi daremo delle risposte, dove vedete appunto nella barra sotto vicino all'audio e al video c'è scritto DER o Q e A. Dipende se l'avete in inglese o in italiano, e qui potete appunto scrivere le domande a cui io o i miei colleghi poi risponderemo tra una presentazione e l'altra. Quindi, ecco, possiamo iniziare. Adesso metto la presentazione. Io mi chiamo Rolando Del Fabbro e sono appunto responsabile tecnico di Manica. Oggi assieme con me c'è Massimiliano Bacciarelli e Martino Cazzadore, rispettivamente
appunto il responsabile tecnico commerciale per l'Emilia Romagna e capo area e field advisor per il nord, Martino Cazzadore, appunto per l'area del nord Italia. Ok. Questo è un po' il programma. All'inizio vi parlerò di Rame, appunto un fungicida ben conosciuto, multisito, che ha nuove prospettive di utilizzo nel mondo delle pomace, e di Limoseed, o Limoseed che dir si voglia, appunto un prodotto multi-target che non lascia residuo. Poi Martino parlerà di un nostro prodotto che abbiamo in catalogo da qualche anno, appunto, che si chiama Blossom Protect, per il controllo delle malattie da frigo, quindi tutte le malattie che escono durante la frigoconservazione. E poi finiremo con una malattia più dedicata al mondo del pero, dove appunto, che è appunto la maculatura bruna, dove io e Massimiliano parleremo di nuove strategie per il controllo sempre a residuo zero o comunque a basso impatto ambientale. Bene. Prima appunto di iniziare entrare nel merito delle... Sì? Andò, scusa un secondo, scusa se ti interrompo. Mi hanno chiamato che c'è 3 o 4 persone che vorrebbero entrare e devono essere approvate. Prova a vedere se sono dei ritardatari, diciamo. Grazie. Prego. Scusa, se ti ho interrotto, no, perché dopo... Siamo all'inizio, dopo non lo... No, meglio adesso che dopo. Esatto. Ok. Bene, grazie mille. Andiamo. Ecco, quindi la strategia... Ecco, metti il muto, Massimiliano. La strategia Manica, che Manica appunto sta portando avanti da qualche anno, non è solo improntata sui prodotti a base di rame, che appunto, come ben sapete, Manica produce dal 1948. E si basa appunto sulla messa a disposizione degli agricoltori, quindi in vendita, di sostanze naturali, appunto l'olio d'arancio è uno di questi, dei prodotti rameici, che è appunto il core business dell'azienda, e agrofarmaci di sintesi, biostimolanti, corroboranti. E tutti questi prodotti fanno sì che appunto la strategia Manica non si fondi solo sulla difesa delle colture, ma anche sulla fisiologia, che aiuti la fisiologia delle piante. E noi appunto l'abbiamo chiamata una strategia di fisioprotezione, ovvero di difendere sia le piante in maniera chimica o comunque con metodi classici, quindi con gli agrofarmaci, ma anche di rinforzare la loro fisiologia con prodotti appunto corroboranti o biostimolanti. Tutto questo si riflette bene nel nostro messaggio aziendale, che appunto è il purity cult, ovvero la cultura della purezza. Prima quindi di entrare nel merito delle varie strategie, vi farò vedere appunto il video aziendale che riassume molto bene questo concetto. Manica, il rame è il punto focale nel processo produttivo. Manica acquista il rame da fornitori qualificati che sono in grado di garantirci la qualità indipendentemente dalle condizioni del mercato. L'azienda utilizza questo rame metallo all'interno dei propri impianti per convertire il rame nei principi attivi che poi andiamo a ritrovare all'interno degli agrofarmaci rameici. In particolare nella poltiglia bordolese ritroviamo composti naturali come la brocantite e nell'ossicloruro ritroviamo un sale come l'attaccamite che si possono trovare in natura. Una delle sostanze che ritroviamo all'interno dei nostri microgranuli idrodispersibili è il lignin sulfonato.
Questa sostanza deriva dal legno, in particolare dalle conifere, e consente di produrre i nostri microgranuli con un livello di sostenibilità molto elevato. In Manica abbiamo linee produttive dedicate alla produzione di prodotti biologici, di mezzi tecnici biologici, e alla produzione di prodotti per il convenzionale. Questa separazione ci garantisce il totale controllo di rischi di cross contamination. Nonostante questo, abbiamo già da anni deciso di fare delle scelte industriali importanti, come quelle di abbandonare completamente l'utilizzo dei fosfiti all'interno delle nostre linee produttive, che non vengono né prodotti né tantomeno confezionati. Un'eccellenza in Manica è la ricerca. In Manica abbiamo un team di ricerca e sviluppo molto forte che sta sviluppando prodotti biologici, ammessi in agricoltura biologica, che consentono non solo di apportare a questo tipo di agricoltura nuove soluzioni tecniche, ma anche di supportare l'agricoltura convenzionale nel ridurre il più possibile l'intervento chimico. Manica opera da sempre in Trentino, in un ecosistema tra i più belli d'Europa, dove convivono industria e paesaggio rurale nel totale rispetto dell'ambiente circostante secondo i principi della chimica verde. L'adozione di produzioni a bassissimo impatto ambientale consente di minimizzare la generazione di rifiuti, immettendo sul mercato i prodotti rameici più puri al mondo. Il rame è fondamentale per ogni essere vivente, perché fa parte della nostra storia, della nostra vita e della biosfera in cui viviamo. Manica ha focalizzato la sua mission sulla purezza con una scelta chiara e indiscutibile di sostenibilità, grazie all'efficacia e alla sicurezza di questo elemento naturale. Ok, quindi visto che appunto il business principale di Manica è il rame, iniziamo a parlare di rame. Adesso vi parlerò appunto di questo principio attivo, di questo fungicida multisito con nuove prospettive per le pomace. Questa è la gamma appunto di rameici Manica. Manica produce qui a Rovereto tutta la gamma degli ossicloruri, sia in polvere che in microgranuli, che anche liquidi, ma anche tutta una gamma di bottiglie bordolesi. Fin dagli anni 60 Manica è stata la prima azienda a registrare una poltiglia bordolese in Italia, e quindi si produce sia la poltiglia al 20% in polvere, l'evoluzione VG e diciamo l'eccellenza, quella in sospensione concentrata Bordeaux Flow New, che è l'unica appunto poltiglia bordolese presente sul mercato in formulazione liquida. Noi ci definiamo gli specialisti del rame, in quanto Manica dedica tutti i suoi impianti alla produzione di agrofarmaci rameici. Questo consente di azzerare la cross contamination, ovvero il potenziale inquinamento con altri principi attivi. E per questo appunto noi non abbiamo impurità da altri principi attivi nei nostri prodotti a base di rame. Questo va benissimo proprio perché per chi fa biologico, ma anche per chi fa integrato a basso residuo o, come si dice adesso, a residuo zero, soprattutto anche per l'alimentazione dei neonati. Appunto, come vi dicevo, avete visto anche nel video, gli impianti di Manica sono dedicati alla produzione di agrofarmaci rameici, quindi la probabilità di contaminare con altri principi attivi i nostri formulati rameici è praticamente nulla. Noi non produciamo più appunto prodotti a base di fosetilalluminio, fosfiti, come magari facevamo fino a 5 anni fa, che avevamo un prodotto misto rame-fosetil, e è stata appunto una scelta proprio per dare agli agricoltori dei rameici
cross contamination free, ovvero senza altri principi attivi al loro interno, e quindi in linea con le direttive per l'agricoltura biologica. Queste sono appunto le dichiarazioni o le certificazioni che abbiamo ottenuto. Quella di sinistra, come vedete, è una dichiarazione dove appunto noi non lavoriamo fosfiti o altri principi attivi di sintesi. Inoltre, per le nostre formulazioni a base di poltiglia bordolese o sicluro di rame, non formuliamo con coformulanti che contengono clorati, perclorati o sali di ammonio quaternario. Inoltre, in più, come vedete sulla destra, invece c'è un certificato che abbiamo ottenuto dalla FIBL, che è appunto un ente terzo di certificazione svizzero, che appunto sta facendo una lista di input organici, ovvero ammessi in agricoltura biologica, e in questo caso abbiamo certificato la nostra poltiglia 20 VG Green, che appunto soddisfa tutti i requisiti per poter essere utilizzata sia in agricoltura biologica che biodinamica, insomma, questo tipo di agricoltura. Quindi, visto che l'ho citata, partiamo appunto subito con la presentazione della poltiglia 20 UG, che magari in viticoltura è molto conosciuta, però in frutticoltura e nel mondo delle pomace un po' meno. È una poltiglia bordolese al 20% di rame metallo. La poltiglia bordolese, come sapete, è un sale di rame composto, è un principio attivo rameico che è composto da due sali, la brocantite che contiene il rame e il gesso che è un adesivante di origine naturale. Questo nostro prodotto si caratterizza per un'elevata solubilità, ovvero che si disperde subito in botte, un'ottima miscibilità, un'elevata attività, quindi un'elevata efficacia dovuta appunto alla presenza della brocantite, ma anche un'elevata persistenza, un'azione nel tempo, quindi dovuta al gesso. La miscibilità, appunto, spesso voi vedete che tanti principi attivi non recano sulle condizioni di compatibilità che appunto non sono miscibili con la poltiglia bordolese. Questa dicitura appunto si riferisce alla poltiglia bordolese fatta in casa di un tempo dove il pH andava da 9,5 a 10,5. La nostra poltiglia al 20% in microgranuli va a un pH che oscilla dal 7 all'8. Di conseguenza è miscibile con gli zolfi bagnabili o con altri agrofarmaci. Un'altra cosa importante, sempre di più, è l'etichetta, ovvero gli usi autorizzati sulle colture. Come sapete, i prodotti rameici sono stati riregistrati fine 2018, nell'anno 2019, in concomitanza anche al rinnovo della molecola. E con questa riregistrazione abbiamo ottenuto un abbassamento notevole di dosaggi di etichetta, chiaramente sempre supportati da prove di efficacia, delle buffer zone che prima non c'erano, ovvero una distanza dai corpi idrici superficiali, tempi di carenza minori, quindi una cosa molto positiva anche per gli agricoltori, e nuovi usi. Visto che è un convegno appunto sulle pomace, ci dedicheremo solo agli utilizzi sulle pomace. Qui vedete un estratto dell'etichetta dove appunto si mettono in risalto i bassi dosaggi, quindi su pomace è registrato appunto su ticchiolatura, cancri rameali e batteriosi. E come vedete il dosaggio in post fioritura, ovvero in vegetazione, va da 1 kg a 2,5 kg per ettaro. 1 kg per ettaro vorrebbe dire 200 g di rame metallo. E quindi insomma un dosaggio molto basso. Una cosa appunto che prima non c'era, ahimè però bisogna dirla per essere onesti fino in fondo, è la buffer zone che i rameici hanno avuto, questi tutti i prodotti a base di rame. E in particolare questo prodotto ha una buffer zone che va da 10 metri durante la stagione vegetativa o 20 metri durante la stagione insomma al bruno, quando appunto non ci sono le foglie. Questo perché appunto la vegetazione fa da barriera nei confronti appunto dei corpi idrici superficiali. Il tempo di carenza è stato migliorato, come sapete Manica aveva dei tempi di carenza molto elevati sulle pomace, al momento noi abbiamo 7 giorni per l'uso post fioritura, quindi un agricoltore può trattare fino a 7 giorni dalla raccolta. Quindi c'è stato un abbassamento notevole dei tempi di carenza, non solo su pomace ma ad esempio anche su vite.
L'evoluzione appunto della poltiglia 20VG è quello appunto su cui mi vorrei soffermare di più, sono i flowable, ovvero i prodotti a base acqua e quindi liquidi. I prodotti appunto liquidi, come Bordeaux Flow New, appunto sono molto più performanti e molto più efficaci. Bordeaux Flow New è una formulazione brevettata di poltiglia bordolese in sospensione concentrata al 10% di rame, che corrispondono appunto a 124 grammi litro. Le caratteristiche principali appunto di questo prodotto sono la finezza delle particelle, la stabilità nel tempo, l'elevata attività e adesività di questo formulato e il basso dosaggio per ettaro. E un'altra caratteristica molto importante, come vi dicevo appunto, è la gran miscibilità. E il pH di Bordeaux Flow è ancor più neutro della poltiglia 20VG e infatti il pH di questo prodotto va da 6,5 a 7 circa, quindi è molto miscibile anche con insetticidi. Inoltre la formulazione base acqua aiuta molto la miscibilità, poiché di solito tutti i prodotti liquidi erano, come posso dire, visti un po' male dai frutticoltori proprio perché pensavano che magari l'olio, cioè erano base olio e quindi l'olio potesse dare dei problemi di fitotossicità. In realtà Bordeaux Flow, essendo base acqua, può essere miscelato e non dare nessun problema di fitotossicità. Quindi abbiamo fatto molte prove in vegetazione e si è dimostrato miscibile con tutti i principi attivi che vedete qua. Un'altra cosa importante per l'ambiente è la confezione in polytainer, ovvero questa specie di bag in box del vino, e che appunto permette di come posso dire, avere meno peso da smaltire per l'agricoltore, quindi questo polytainer pesa circa il 60% in meno rispetto a una tanica normale che vedete qua sulla sinistra, e quindi anche si può impilare e quindi anche occupare meno volume. La carta viene smaltita nella raccolta della carta, mentre invece il polytainer viene smaltito secondo appunto le normative vigenti, con appunto la raccolta degli imballaggi per i fitofarmaci. Anche qua ha una nuova etichetta che si contraddistingue per i bassi dosaggi, come per la poltiglia 20VG, per ad esempio dalla fine fioritura alla preraccolta, un dosaggio che va da 2 litri fino a 5 litri per ettaro. In questo caso il numero di trattamenti massimo all'anno sono 6, quindi 2 in più rispetto ai formulati VG, e non c'è intervallo tra i trattamenti, quindi è una cosa molto utile. Come vi dicevo prima, la buffer zone cambia a seconda dei formulati. Bordeaux Flow New ha dei coformulanti più green, si può dire, più verdi, e quindi ad esempio non ha buffer zone durante la vegetazione. Questa è una cosa molto utile per chi ha dei frutteti vicino a dei fiumi o vicino a delle aree sensibili, e quindi può utilizzarlo praticamente fino a ridosso. Invece quando parliamo del bruno, quindi quando non ci sono le foglie, ci sono 5 metri utilizzando ugelli antideriva o 20 metri se non si utilizzano ugelli antideriva. I tempi di carenza anche qui sono stati uniformati a 7 giorni per l'uso in vegetazione, quindi un notevole abbassamento dei tempi di carenza. Ecco, una cosa molto importante che contraddistingue Bordeaux Flow New è l'elevata selettività. Questa è stata testata in varie prove, poi ve ne farò vedere anche una, e col dosaggio di 2 a 5 litri ettaro non si hanno problemi di fitotossicità. Chiaramente se andiamo oltre i 6 trattamenti, il rame poi può dare qualche problema su delle varietà sensibili, magari come la Golden. In realtà poi su Golden è sempre difficile utilizzare il rame, però abbiamo visto, come vedremo dopo, che ha un'elevata selettività. Inoltre, non avere intervallo tra un trattamento e il successivo è molto utile soprattutto per la compilazione dei quaderni di campagna o magari per chi fa frutticoltura biologica, che magari deve
trattare a distanza magari di 3-4 giorni se ci sono delle piogge infettanti ravvicinate. Ecco, questa è una prova che abbiamo fatto in collaborazione con la Fondazione MAC su Melo, chiaramente, e nel 2014 su varietà Golden Delicious. Chiaramente il target era la ticchiolatura e in particolare le infezioni secondarie, proprio per testare la selettività del formulato. Qui in questo caso il dosaggio per etero era molto basso perché si sono fatti trattamenti molto ravvicinati, in realtà qui se ne sono fatti ben 8, che appunto secondo l'etichetta non è possibile, però abbiamo voluto proprio stressare il prodotto per vedere la selettività su frutto, in confronto con un rameico, diciamo, di riferimento e un prodotto chimico come il Delan. I risultati appunto per l'efficacia sono ottimi, perché come sapete il rame è molto efficace se dato in maniera preventiva contro la ticchiolatura. Qui vedete sul non trattato c'erano circa il 60% di germogli infetti, mentre appunto nei trattati con tutte e tre le tesi la malattia non c'era. Ma una cosa molto importante è quella stata appunto sulla selettività, la percentuale di frutti rugginosi. Come sapete la Golden tende a dare dei frutti rugginosi se il rame viene dato ripetutamente. In questo caso chiaramente il rame ha dato una leggera percentuale di frutti rugginosi, ovvero quelli che avevano circa il 10% di superficie rugginosa, però come potete vedere Bordeaux Flow è stato molto più selettivo rispetto a un rameico di riferimento, quindi c'era circa il 2% dei frutti totali che aveva circa il 10% di rugginosità, quindi alla fine è una cosa molto molto non è stata una cosa grave, ecco, questa percentuale. Ecco, quindi per quanto riguarda il rame diciamo che io ho finito. Se avete delle domande le potete fare, come ho detto, nella sezione domande e risposte che vedete appunto a fianco del video, nella barra qua di sotto, o se no, e noi appunto mano a mano vi risponderemo. Prima di parlare appunto di Limocide, che è appunto questo prodotto multi-target senza residuo, vorrei anche presentarvi il rappresentante appunto della società che ci dà il prodotto, che è appunto Alan Petersen, che e sarà a disposizione qualora abbiate delle domande molto più tecniche per questo prodotto. Ecco, Limocide o Limocide, che dir si voglia, è stato registrato l'anno scorso, a novembre del 2019 in realtà, e è un prodotto a base di olio essenziale di arancio dolce in formulazione liquido solubile, che ha una funzione sia insetticida che fungicida. Com'è che funziona il prodotto? Magari molti di voi ne hanno già sentito parlare, però appunto è un prodotto di contatto, quindi non è né sistemico né citotropico, con un meccanismo di azione fisico. Rompe la parete cellulare facendola seccare, agendo sui fosfolipidi della membrana cellulare. Come potete vedere nel disegno, appunto, Limocide agisce sui fosfolipidi, li disintegra e in questo modo l'acqua esce e avviene la morte cellulare o dell'insetto o del fungo. Come potete vedere, appunto, questo particolare meccanismo di azione permette di essere efficace sia sul micelio fungino, sia sulle spore, sia sulla cuticola degli insetti a corpo molle. Chiaramente questo meccanismo di azione non provoca resistenze, infatti non ha l'olio d'arancio dolce non è classificato né nel gruppo FRAC né nel gruppo IRAC, ovvero appunto non ha nessun gruppo di resistenza. Quindi è un prodotto ottimale per rompere le resistenze dovute agli insetticidi o ai fungicidi di sintesi. Questa è l'etichetta che è stata approvata pochi mesi fa, il 2 dicembre 2020, perché appunto l'utilizzo su pomace non era ancora stato autorizzato 2 anni fa, e come vedete ha molti target, cicaline, cercopidi e psilla del melo con un dosaggio dello 0,8% riferito a 4 litri ettaro,
Ticchiolatura, stiamo ricevendo l'uso emergenziale definitivo e nelle prossime settimane avrà questo dosaggio qua dello 0,4%, che vuol dire 400 ml per ettolitro, e su Psilladelpero e Oidio avrà appunto lo stesso dosaggio dello 0,4% con un dosaggio massimo di 2,8 litri ettaro. Questo perché appunto, e qui c'è un errore, comunque si usano 700 litri ettaro nel pero. Come potete vedere, c'è sia un dosaggio per ettaro sia che un dosaggio per ettolitro. Questo perché è importante mantenere la concentrazione per ettolitro per avere un'efficacia di questo prodotto. Non mi stancherò mai di ripeterlo, è un prodotto che va a concentrazione, quasi come un acidificante. Se noi utilizziamo 4 litri ettaro in 1000 litri di acqua, avremo una concentrazione dello 0,4%, che quindi non è efficace contro questi target. Se utilizziamo una stessa cosa, si può dire per la Psilladelpero e l'Oidio, noi dobbiamo utilizzare la concentrazione. Quindi se uno ha degli atomizzatori che vanno a basso volume, paradossalmente risparmia prodotto. Quindi meno acqua si usa, meglio è. Quindi, ripeto, è un prodotto che va saputo usare, molto tecnico, è qui importante l'assistenza di voi tecnici, che va a concentrazione. Va dosato anche in base alla temperatura, più è caldo più ha effetto, quindi con temperature maggiori di 28 gradi bisogna diminuire il dosaggio dello 0,2%, quindi come abbiamo visto prima, se io ho un dosaggio di 0,4%, se ho una temperatura estiva di 28, 29, 30 gradi posso diminuire il dosaggio a 0,3-0,2% e quindi risparmiare anche dei soldi. Per le pomace non bisogna applicare l'imocide a concentrazioni superiori a 400 ml ettolitro, ovvero 0,4%, evitare eccessive bagnature e accumuli di miscela su foglie e frutti, quindi bisogna avere un atomizzatore ben tarato e che funzioni a dovere, ma questo insomma per i frutticoltori è superfluo dirlo. Per miscele appunto con zolfi bagnabili, massimo 1-2 kg ettaro di zolfo all'80%. Quindi lo zolfo e l'imocide si possono miscelare, però non posso usare un dosaggio di etichetta dello zolfo, devo dimezzare questo dosaggio. E inoltre non va miscelato zolfo e l'imocide quando le temperature sono maggiori di 25 gradi. Ora vi farò vedere delle strategie di lotta alla Psilla, afidi e oidio. Questa è una prova fatta su Pero in Francia nel 2008, sulla Psilla, dove appunto si è voluto verificare l'efficacia dell'imocide in confronto con uno standard chimico, appunto come Vertimec, che è appunto un prodotto a base di abamectina. In questo caso si è fatto un trattamento e a dose fissa per vedere l'efficacia. Quindi la strategia con l'imocide è una strategia 100% ammessa in agricoltura biologica. Qui vedete i risultati, non mi dilungo appunto troppo nella strategia, nei protocolli, questo è il risultato fatto 9 giorni dopo il trattamento. Nel riquadro bianco che sto indicando avete il numero di psille nel non trattato e invece nelle colonne vedete il numero di psille nel appunto trattato, in blu scuro il limocide e in blu chiaro, in azzurro, il Vertimec a 1 litro etero. E come potete vedere ha un'ottima efficacia su uova e neani di prima e terza età, fa un po' più fatica sulle neani di quarta e quinta età, però questo fate conto che è stato fatto solo un trattamento e il rilievo è stato fatto 9 giorni dopo, quindi c'è stato anche possibile magari dei casi di reinfestazione. Comunque potete capire anche dal meccanismo d'azione, più l'insetto è debole, più l'insetto ha un corpo molle, come si suol dire, e più il prodotto è efficace. Qui vedete un'efficacia di più del 70% sulle uova, sulle neane di un'efficacia di circa il 60% e sulle neane di quarta e quinta età un'efficacia di circa il 20-30%. Ci sono anche delle fotografie. E qui vedete, essendo anche un olio essenziale, ha un effetto anche di lavante della melata. Qui vedete le ninfe dell'esudato prima del trattamento, nelle due foto a sinistra, e poi la stessa foglia, come vedete, è stata
numerata, quindi è la stessa, dopo 4 giorni dopo il trattamento. Vedete appunto che l'insetto si è seccato e piano piano e quindi è morto e non si vede neanche più l'essudato, quindi la melata. Un'altra cosa, un'altra fotografia è questa, dove si vede molto bene appunto la melata prima del trattamento e poi vedete 3 giorni dopo l'applicazione come la foglia sia perfettamente pulita. Visto che si parla appunto di pero e di psilla, vorrei magari anche per il discorso miscibilità con altri principi attivi o altre strategie dar la parola a Massimiliano Bacciarelli, che è il nostro responsabile tecnico commerciale per l'Emilia Romagna, che l'anno scorso ha fatto numerose prove, diciamo, dimostrative su questo target. Ecco, Massimiliano, si può Sì, mi dire? sentite? Sì. Sì. Se puoi tornare un attimo, buongiorno a tutti intanto, se puoi tornare un attimo indietro perché su questo prodotto e sull'utilizzo sulla psila l'anno scorso ho fatto diverse, non parcellari ma anche a pieno campo. Allora, il prodotto, devo dire la verità, è un prodotto secondo me eccezionale perché agisce in maniera perfetta, però ha un limite che è un limite tecnico. Il problema di fondo è l'utilizzo in base alla sua concentrazione. L'ha ripetuto e lo ripeto anch'io prima Rolando, lo ripeto anch'io. È un prodotto molto tecnico, quindi se si sbaglia la concentrazione, si sbaglia completamente, e il prodotto perde d'efficacia nel suo utilizzo. Perché dico questo? Perché praticamente se io prendo solo la dose d'etichetta, cioè la dose per ettaro, rischio di utilizzare un prodotto sottodosato. Se torni alla slide precedente, così rifacciamo un attimo vedere l'etichetta nuova, perché l'anno scorso l'abbiamo utilizzato, era registrato, ma con un'autorizzazione eccezionale dei 120 giorni, non su Psilla, ma comunque l'abbiamo provato e riprovato. Praticamente l'etichetta della Psilla del Pero dice 2,8 litri ettaro, calcolato chiaramente con un volume di 1000 litri. Il problema di fondo è che molti agricoltori utilizzano dei volumi più alti. Se manteniamo la stessa quantità di prodotto per ettaro, avremo un prodotto ad una concentrazione più bassa, quindi conseguentemente un'inefficacia. Quindi l'importante, e lo ripetiamo da tempo, da quando abbiamo iniziato a vendere, diciamo così, questo tipo di formulato, l'importante è la concentrazione. Questo cosa significa? Che nel caso in cui noi abbassiamo i volumi d'acqua relativamente al giusto volume che utilizziamo per la psilla del pero, perché non è che possiamo nel periodo di utilizzo del prodotto utilizzare degli ultra bassi volumi, lo sappiamo, perché non è possibile farlo, cioè non si possono usare i 150 e i 200 litri per ettaro, però se abbassiamo il volume d'acqua, quindi non so, facciamo 500 litri, possiamo permetterci anche di risparmiare, diciamo così, il prodotto con la stessa efficacia. Per quanto riguarda i target, la prova che ha fatto vedere è una prova praticamente interessante, fatta in Francia. Io l'ho provato su tutte quelle che sono le forme giovanili della psilla e l'ho provato sulle uova. Secondo la mia personale opinione, è più un prodotto da neonati di prima e seconda età e di quelli che noi chiamiamo in gergo come tecnici carrarmati, quindi neonati di quarta e di quinta età. Anche perché su questi due tipi di forme, diciamo, giovanili della psilla non abbiamo tanti prodotti che abbiano un'efficacia. Funziona bene da solo nell'ambito, diciamo così, di un discorso biologico, anche se sappiamo che nel biologico un'azienda che fa bio da tanto tempo, il problema psilla è un problema relativo, ma funziona molto bene anche in abbinamento con i classici insetticidi che utilizziamo per la psilla del pero, quindi in primis abamettina ai dosaggi, diciamo, dell'etichetta, quindi 1,2 litri massimo, oppure addirittura movento. Questo anche perché il prodotto, anche se noi diciamo è un olio essenziale d'arancio dolce, in realtà differisce completamente dall'olio classico, dall'olio minerale, e quindi ci permette praticamente di tenere delle distanze da alcuni formulati che non hanno, diciamo, che hanno dei problemi, scusate, di fitotossicità nell'utilizzo
pasti in miscela molto più ridotti di un olio normale. Parlo in primis di un principio attivo che oggi comunemente utilizziamo per le problematiche legate alla maturatura bruna, che è il Floazinam, dove sappiamo per certo che la problematica dell'olio bianco. Da prove fatte possiamo dirvi questo, la distanza dall'olio, dal Floazinam dovrebbe stare intorno ai 7 giorni, ok? 7 giorni prima o 7 giorni dopo, non 15 giorni come si tengono per gli oli minerali. Ripeto, in miscela con il movento aumenta l'efficacia del movento nei confronti della psilla, in miscela con il vertice aumenta l'efficacia. Poi è una scelta, diciamo, del tecnico come, diciamo, operare e come utilizzare il prodotto. Abbiamo fatto delle prove anche più vicine alla raccolta, quindi con temperature elevate, quando la situazione, diciamo, nel frutteto è scappata tra virgolette di mano, anche il prodotto ha dei limiti, cioè nel senso che quando ci troviamo con una condizione di psilla particolarmente aggressiva e melata nel frutteto, il prodotto secondo me perde leggermente di efficacia. Per quello che io dico, è molto più interessante utilizzarlo nel mese di maggio che in chiusura, anche perché più si alzano le temperature, come diceva Rolando, più bisogna, diciamo, a diminuire la concentrazione dell'ettolitro e quindi chiaramente il prodotto tende a perdere un po' di efficacia anche per problematiche di fitotossicità dovute alle alte temperature. Invece molto interessante potrebbe essere la sua applicazione post raccolta, anche perché ultimamente durante la post raccolta ci troviamo per problematiche di utilizzo di insetticidi nei confronti di cimice con, diciamo, degli attacchi tardivi di psilla che alla fine ci portano a delle problematiche particolarmente pesanti nel riguardo in primis della maturazione della gemma fiore per l'anno successivo e soprattutto della quantità di psilla che ci troviamo dopo, anche perché sinceramente non sappiamo cosa fare, perché non c'è niente di registrato in post raccolta. E quindi però devo dire che l'abbiamo provato in questo caso anche a dei dosaggi molto più alti di quelli d'etichetta, chiaramente, e in quel caso lì l'efficacia comunque è perfetta con la dose d'etichetta senza dare delle problematiche di fitotossicità. Questo è un po' quanto. Poi se ci sono delle domande sono disponibile alle risposte. Scusa un attimo solo, l'ultima cosa, miscibilità. Io praticamente l'unico prodotto che mi sento di dire di non miscelare è, a parte il Floazinam, che l'ho detto prima, il Fontellis, un altro prodotto particolarmente un pochino complicato, è il Captano. Però mi sembra che ultimamente i tecnici in quel periodo lì il Captano non lo utilizzano, oppure lo utilizzano in un periodo, diciamo così, un pochino posticipato. Grazie. Emiliano, qua chiede uno spettatore, diciamo, l'epoca e i dosaggi per la cicalina o cicalino, non so qua, per impianti giovani melo e pero. I dosaggi l'epoca? Epoca e dosaggi. Per cicalina, quale cicalina? Infatti non, adesso vediamo se magari riscrive, intanto magari... Ah, ok. Ecco, vediamo. Distanza dagli zolfi? Allora, con gli zolfi, Andrea, si può miscelare, basta, l'importante è mantenere il dosaggio massimo di 1-2 kg ettaro e quando è giugno e luglio non miscelare zolfo e limocide. Siccome il limocide è molto volatile, nel senso che dopo 2 giorni insomma il prodotto non c'è più perché lui la situazione la fa e dopo evapora, lo zolfo lo puoi fare anche 2 giorni dopo, nel senso non ci sono problemi. E quindi la stessa cosa un po' anche prima, cioè se dipende che dosaggi di zolfo lo fai prima, però secondo me quando è magari giugno o luglio si può aspettare 3-4 giorni, cioè fare lo zolfo oggi, aspettare 3-4 giorni e poi fare il limocide se proprio uno vuole essere sicuro al 100%. Non so, tu Massimiliano, se hai avuto esperienze di questo tipo l'anno scorso? Ma guarda, io ti dico, su questo non ho avuto esperienza perché soprattutto dove abbiamo fatto le prove lo zolfo non l'abbiamo utilizzato. Ecco, quindi non lo so, l'unica cosa che volevo soffermarmi è questo, il prodotto è molto dilavabile ed ha
Non è, perché uno pensa che sia un olio, ma in realtà non è un olio, e evapora con grandissima facilità, quindi attenzione a farlo prima di una pioggia, state molto attenti, perché se uno oggi lo fa e domani piove, e chiaramente il prodotto è vero che ha una velocità di effetto esagerata, sì, nel senso che c'è questo effetto shock in poche ore, vedi proprio nel giro di 2 giorni praticamente la Neale di Psylla, però se ci viene una piovuta di oltre 10-15 mm, praticamente il prodotto viene dilavato. Questo è quanto. Per quanto riguarda le cicaline, adesso io non ho fatto esperienze sulle cicaline, però essendo un prodotto che agisce sul corpo molle, per me la presenza è quella che è il momento dell'applicazione del prodotto. Okay. Il dosaggio in questo caso è più alto rispetto alla Psylla del Pero, perché è a 0,8, quindi diciamo massimo comunque 4 litri per ettaro. L'importante è, di solito su melo vanno 3 concentrazioni, quindi si usano 500 litri per ettaro, comunque dallo 0,7 allo 0,8. Poi se lo fai quando è caldo, quindi sopra i 25 gradi, puoi andare anche a 0,6%. Spero che... Ecco, contro l'afide dell'anigero del melo al momento l'abbiamo provato l'anno scorso in qualche zona, però non abbiamo visto, cioè non abbiamo potuto valutarlo bene. Quest'anno faremo un bel po' di prove contro afide dell'anigero, anzi se i tecnici vogliono, sono disponibili, noi insomma possiamo anche fare. Tra poco farò vedere una prova su afide grigio invece, quindi non quello l'anigero. Diciamo che la volontà dell'azienda, sia di Manica che di Vivagro, che è l'azienda appunto detentrice del prodotto, è quello di registrarlo anche contro gli afidi. Ok, infatti ecco le prossime slide. Grazie Massimiliano, in caso poi se dovrà rispondere a altre domande. Grazie a voi, se c'è delle domande a disposizione. Ecco, vedete che c'è un asterisco vicino afidi proprio perché non è ancora registrato il prodotto, quindi al momento non si può utilizzare. E questa prova è stata fatta in Francia, come sapete il prodotto è di origine francese, e su afide grigio del melo, in questo caso era il melo da sidro, quindi un po' una specie di melo da industria. E sono stati fatti 2 trattamenti, realizzati appunto uno il 21 di maggio e l'altro il 30 di maggio, quindi più o meno 8 giorni, 9 di distanza, al dosaggio dello 0,8%. In questo caso hanno usato 800 litri ettaro di acqua e di conseguenza il dosaggio ettaro è 6,4. Come vedete noi parliamo sempre di concentrazioni, non di dosaggio ettaro come magari per altre molecole. Ecco, vado subito al dunque, visto che insomma il tempo è denaro. Qui vedete appunto le prime 2 colonne prima del trattamento, in blu appunto il numero di femmine, in rosso il numero di larve. Quindi vedete nel parcellone di limocide c'era più o meno un 20 esemplari su circa 30 getti e invece 40 larve su circa 30 getti, e sul testimone non trattato più o meno era uguale. Poi vedremo il motivo dell'alta variabilità statistica. E dopo il trattamento, quindi dopo i 2 trattamenti in realtà, quindi al 6 di giugno, ovvero più o meno una settimana dopo il trattamento, vedete una riduzione, una bella riduzione appunto delle popolazioni. Per dire appunto, adesso vi dico i dati esatti, quindi si è osservato un abbassamento della popolazione del 43-38% rispettivamente per gli afidi femmine e le larve, quindi insomma un'efficacia direi ottima. Non è chiaramente un prodotto come un neonicotinoide che magari pulisce o puliva, anzi bisogna parlare un po' al passato visto che insomma non ce ne sono più molti. E chiaramente nelle prove di efficacia sugli insetti c'è un'alta deviazione standard dovuta al fatto delle forti differenze di popolazioni. È difficile trovare in un campo una uniformità dove tutti i getti sono ugualmente infestati. Comunque sì, c'è stata una differenza significativa del livello di infestazione tra il trattato con l'immucide e il non trattato. Un'altra cosa molto importante secondo me è che nonostante il dosaggio molto alto, perché se avete visto era 0,8%,
non c'è stata nessuna fitotossicità rilevata. Ecco, quindi noi quest'anno, io assieme a Massimiliano, assieme anche a Mario, il mio collega del Trentino, faremo in collaborazione magari con delle OP, delle cooperative o dei produttori anche privati, delle prove sull'afide, sia grigio che la nigero o verde, dipende un po' dalle zone quali sono i problemi, proprio per vedere un'efficacia, se esiste un'efficacia o se appunto si può mettere in una strategia, perché ricordatevi che comunque non è un prodotto che va solo contro l'afide o solo contro la psilla, ma un'efficacia contro l'articolatura, che oggi per questione di tempo non potrò farvi vedere le prove, ma un'efficacia anche contro l'oidio, quindi è un prodotto multi-target che se utilizzato nel momento giusto, a dosaggio giusto, può risolvere molti problemi, non lasciando residui tra l'altro. Ultimo target è appunto, andiamo nel mondo dei funghi, in questo caso sull'oidio, che è un po' in alcune zone sta tornando molto in maniera molto aggressiva, e qui è un po' dei suggerimenti che, vabbè, a voi tecnici non serve dare, però come utilizzare l'imoside in caso per l'oidio. Chiaramente è un prodotto preventivo, non bisogna aspettare che, insomma, di avere tutti i germogli accartocciati. Però appunto in una pressione media, che può essere quella appunto del fondovalle, dove appunto si coltivano di solito le mele, il dosaggio di 0,4% ogni 7-10 giorni è sufficiente. Se abbiamo una pressione alta, quindi magari in collina piuttosto che in alcune valli del Trentino e Alto Adige, possiamo aggiungere un partner a dosaggio minimo, che come dicevamo prima può essere uno zolfo SC, uno zolfo liquido, o uno zolfo VG, in realtà anche uno zolfo VG va molto bene, a 1-2 kg per ettaro. Ecco, volevo dire una cosa, ad esempio qua 0,4% in Trentino, dove si usano 500 litri ettaro su melo, vuol dire 2 litri, quindi non bisogna per forza usare i 4 litri per ettaro, che, come c'è scritto in etichetta, se noi usiamo effettivamente 500 litri di acqua, quindi come si suol dire a 3 concentrazioni, io uso 2 litri di limocide, quindi ho un risparmio notevole del costo della botte, della miscela che c'è in botte. Se invece dobbiamo eradicarlo, faremo 4 trattamenti ogni 7 giorni, in questo modo interrompiamo i cicli dell'oidio e quindi non diamo vita a infezioni secondarie. Quindi l'imocide agisce sia in maniera preventiva che in maniera eradicante, curativa quindi. Questa è una prova fatta sempre in Francia su una varietà appunto Antares, dove appunto si è voluto valutare l'efficacia di l'imocide sia sulle infezioni primarie che secondarie di oidio. Questi erano un po' i trattamenti, quindi un testimone non trattato, uno zolfo VG, che appunto è Zolvis 80, che abbiamo anche in Italia, e un referente chimico, che quindi sono, in questo caso sono stati fatti 3 trattamenti col prodotto Cercadis e 3 trattamenti con Nimrod, e poi la terza strategia era appunto la strategia tutta limocide, più o meno allo 0,8%, quindi un dosaggio massimo per l'oidio. E come potete vedere, appunto, i rilievi sono stati fatti il 27 aprile e poi ogni circa 15 giorni. I trattamenti sono iniziati il 22 marzo e si sono conclusi il 1 di giugno. Eccolo qua l'evoluzione dell'oidio su melo, qui è una curva dove si vede appunto la percentuale di germogli colpiti. E la curva blu è il non trattato, come potete immaginare, dove si è arrivato a un 35% a fine stagione, insomma a fine epoca dei rilievi. Uno zolfo da solo ha dato una buona efficacia, come il chimico alla fine, però alla fine quello che è andato meglio è stato l'imocide, dove alla fine si è avuto solo il 12% di germogli colpiti. Ecco, diciamo che noi abbiamo visto anche su vite che su oidio il prodotto ha un'efficacia ottima, perché essendo un prodotto di copertura e di contatto, l'oidio è un fungo che resta fuori, e ha un'azione eccellente, molto meglio dello zolfo, proprio perché lo zolfo ha bisogno di alte temperature per sublimare, di avere una formulazione particolare.
L'imocido è un olio essenziale, quindi sublima subito, secca subito il micelio, di conseguenza ha un'efficacia straordinaria, insomma, anche come eradicante. Ecco, quindi un miglior controllo rispetto al referente chimico. Ecco, prima di passare alle malattie da frigoconservazione, quindi con Martino, vediamo qualche domanda. Uno spettatore chiede appunto se c'è una correlazione tra fitotossicità di rame con gli abbassamenti termici. È chiaro che se noi abbiamo dei forti sbalzi tra il giorno e la notte, il rame può un po' pizzicare, quindi, e anche e soprattutto se c'è umidità durante la notte. Qualche consiglio per ridurre la fitotossicità è chiaramente, vabbè, trattare quando la vegetazione è completamente asciutta e utilizzare dei prodotti rameici molto selettivi, come magari appunto le poltiglie bordolesi, come appunto abbiamo fatto vedere. E poi un altro spettatore chiede appunto se ci sono esperienze nei confronti di Metcalfa. Io non ne ho, tu Massimiliano ne hai? Io Chiediamo a Len, che è insomma in. ma guarda, io non ne ho. L'unica cosa, l'avevo provato anche su Susino, per una questione di afide e un po' di Metcalfa c'era. Sicuramente, da come conosciamo il prodotto, va fatto molto precocemente, non sicuramente quando c'è il classico già insetto che ti vola, cioè nella forma, diciamo così, d'adulto, perché comunque probabilmente se uno bagna bene, secondo me potrebbe funzionare, però non abbiamo delle prove oggi sotto mano per avere delle certezze, ecco. Hai capito, Rolando? Per il discorso schiuma, sì, bisogna aggiungerlo alla fine proprio per evitare tanta schiuma. Da mi hanno detto appunto questa nostra appunto Vivagro che nei prossimi anni ci sarà una formulazione migliorata, quindi che non farà schiuma, però nei prossimi 2 anni ci sarà ancora questa formulazione. Ok, per il discorso Metcalfa magari mi informo meglio e poi vi Sì. faccio sapere. Me lo segno un attimo. Ok, Martino, se vuoi Sì. Nel iniziare a condividere, aspetta un attimo che tolgo il mio. frattempo saluto tutti i partecipanti e volevo anche ringraziare Rolando perché sei sempre chiaro nelle tue presentazioni. No, no, è vero, è vero, è vero. Allora, io presenterò però la presentazione riguardo un prodotto che l'azienda Manica è in catalogo da quest'anno perché l'Ozone Protect New ha ricevuto una nuova etichetta. Però parlerò oltre, come voi avete accennato, tutte le problematiche in campagna, io parlerò tutte quelle che riguardano anche le problematiche post raccolta, diciamo, tutto quello che è nel mondo delle malattie della frigoconservazione. L'Ozone Protect è già stato presentato nella webinar precedente, sempre sulle fumacie, proprio per il suo effetto anche sul colpo di fuoco batterico. In questo momento qua presenterò praticamente tutto quello che riguarda le malattie da frigoconservazione, proprio per il concetto di avere una produzione e una commercializzazione di un frutto con bassi residui e residui terra, da tutto quello che riguarda anche il mondo dell'agricoltura biologica. Malattie da frigoconservazione conoscete, non so qua insegnarvi quali sono, però è stato riscontrato che c'è una perdita, una forte perdita annuale, addirittura in Germania è stata stimata intorno ai 35 ai 100 milioni di euro all'anno di perdite secche per proprio marcescenze del frutto, quindi vengono eliminati questi frutti qua. E le principali malattie che oggi danno le particolarità, problemi nella frigoconservazione sono principalmente il Gravosporium, la Moniglia, il Penicillium e la Botrite. L'Ozone Protect New è stato registrato, oltre come vi dicevo, al corpo batterico contro le malattie da frigoconservazione e formacie. È un
è un formulato a base di Areobasidium pullulans, quindi un fungo totalmente antagonista per queste malattie, e ha un'azione praticamente di coprire la, la pellicola, cioè fare un effetto pellicola, coprire tutto quanto il frutto ed evitare la penetrazione di questi funghi anche sulle aperture naturali, quindi anche degli uccelli. L'etichetta su quanto riguarda l'applicazione da frigoconservazione porta le 4 applicazioni all'anno in via sempre e sempre preventiva fino a 12H89, che praticamente è il preraccolto. Il dosaggio va a seconda dell'altezza della parete dell'allevamento, della forma di allevamento che si dà. Va da 0,5, la dose è da 0,5 kg a ettaro per metro di parete, ma non si deve superare 1,5 kg di prodotto per ettaro. L'etichetta praticamente non porta alcun tempo di carenza, appunto perché essendo anche un prodotto che non ha un LMR, quindi va direttamente a 0 giorni di carenza. La modalità di impiego è abbastanza, è un prodotto molto tecnico, essendo esso un formulato a base di sostanze naturali, quindi un lievito, un fungo, dobbiamo avere una particolare accortezza nel avere un serbatoio, per esempio, pulito prima dell'uso, e anche quello di avere una temperatura dell'acqua che non sia troppo fredda, appunto per dare una riduzione d'efficacia in quanto possiamo disturbare il fungo stesso, e soprattutto non mantenere il serbatoio pieno appunto con dosso protein non superiore alle 8 ore, appunto perché il fungo può, all'interno della botte può modificarsi, quindi ridurre l'efficacia della sua funzione. Le applicazioni sono fatte praticamente durante la preraccolta e sono totalmente compatibili a tutte le tecniche di conservazione nelle celle frigorifere con atmosfere controllate e soprattutto anche chi fa i trattamenti con Smart Fresh e con il trattamento con acqua calda. Quindi praticamente è un prodotto che abbraccia totalmente tutte le applicazioni, anche di tutte quelle cooperative che gestiscono in maniera diversa anche la conservazione delle pomace. Manica si presenta con questo prodotto anche in doppia strategia di impiego, sia in agricoltura biologica che in agricoltura, in agricoltura integrata. La prima strategia è quella che noi consigliamo, è di applicare i 3 trattamenti distanziati di 7-10 giorni dall'altro, partendo circa 40 giorni prima della raccolta, che poi insomma va a seconda della varietà e dal tempo di raccolta. Per quanto riguarda invece in un'agricoltura integrata, quindi in integrazione con trattamenti chimici, noi consigliamo i 2 trattamenti prima della raccolta, quindi questo prodotto qua si posiziona proprio a ridosso della raccolta, appunto per ridurre al massimo i residui da trattamenti chimici. In generale il prodotto può essere usato fino al giorno prima della raccolta o durante i vari stacchi che si vogliono applicare. Voglio portare alcuni esempi, alcune prove di efficacia che sono state fatte all'inizio nel 2014 in Trentino in collaborazione con la Fondazione Alimumac, proprio sul fungo che è il Gladiosporium, dove si mette in luce i 3 trattamenti di Blossom Protect, a differenza dei 3 trattamenti con dei trattamenti chimici a base di 2 di trattamenti di captano e un trattamento per raccolta di fludioxini, confrontato appunto con un test non trattato. E come si può vedere dal grafico, praticamente non ci sono differenze significative per quanto riguarda i trattati con, a livello chimico, che i 3 trattamenti a base di Blossom Protect. Quindi l'efficacia è una del 57% per il trattamento chimico
per quanto riguarda i tre trattamenti di Blossom Protect è un 60%, quindi praticamente non ci sono significative differenze. Stessa cosa, abbiamo fatto una prova sul Fuji, in un'altra strategia di difesa, dove abbiamo fatto il primo trattamento è stato fatto con Captano, lasciando solo Captano, e successivamente una strategia intermedia con Captano e due trattamenti di Blossom, e si può notare come aggiungendo le due trattamenti di Blossom l'efficacia migliora l'efficacia del controllo del Gladiosporium, uno con il 50% e l'altro addirittura aumentando al 70%. E questa prova è stata fatta anche in collaborazione con OP, è stata fatta su parcelloni, quindi anche su parcelloni che danno un'efficacia reale in quanto sistema produttivo, e quindi sono state anche replicate questi due trattamenti appunto per creare una media più ponderata sull'effetto dell'efficacia del trattamento. Termino infine con l'ultima prova che è stata fatta anche sullo Stenchium versicario nel 2016 con la Sagea, e praticamente la prova è stata fatta con una strategia chimica che sviluppata su tre trattamenti di Boscari più Piracostrobin e l'ultimo trattamento a base di Rubioxinin. Nella stessa prova a fianco abbiamo fatto anche un'altra prova facendo i quattro trattamenti a base di Arguagine lupulans e poi il lead test praticamente in non trattato. E come si può vedere, in una strategia chimica rispetto alla strategia, la differenza tra strategia chimica e la difesa con l'ario basilio pulmon, come vedete l'efficacia è praticamente identica, e quindi possiamo dire con la nostra esperienza aziendale che i trattamenti a base di ario basilio pulmon, in questo caso del Blossom Protect, porta ad avere un'efficacia uguale a quelle che sono tutte le strategie chimiche, con l'obiettivo di ridurre e presentarsi al mercato, soprattutto per quelle aziende che hanno problematiche di numero di residui sulla frutta, riducendosi significativamente il numero di residui, insomma, effettivamente. Rolando, se tu hai qualche... Sì. No, diciamo che questo prodotto è molto utile, poi vedremo anche per la maculatura, proprio per avere meno residui sui frutti. Diciamo che questa è stata anche una prova registrativa, quindi bisogna testare il prodotto da solo e quindi si stressa il prodotto molto. È difficile che uno per la maculatura faccia magari solo il Blossom Protect, però sostituire magari l'ultimo trattamento con un Blossom Protect piuttosto che magari gli ultimi due può essere... interessante per ridurre il numero di residui, visto che esatto. Ogni giorno sentiamo pubblicità delle varie GDO che dicono che la nostra frutta ha il 70%, ha meno residui, eccetera, eccetera. Prima di passare all'argomento successivo, volevo riprendere il discorso Metcalfa che chiedeva prima Stefano, e perché appunto Alain, che è appunto il rappresentante della ditta Vivagro, quindi del prodotto Limocide che è stato sviluppato in Francia, mi hanno detto che funziona molto bene. So Alain, if you want to tell us your experience on Metcalfa pruinosa. But the experience started before we use beneficials with Neodrinus. Where before beneficial, it was Limocell was used like soap to clean the kiwis before the harvest, before the picking. And this is the first experience. That I can translate. Praticamente hanno usato appunto prima che arrivassero tutti i vari insetti utili. E quindi l'hanno usato su kiwi per pulire i frutti prima della raccolta, tipo una specie di sapone.
But then we did all the trials, and we see that to apply early in the season, when you see the first first generation of Metcalfa, this is where we have the highest efficacy, like you will have also on psyllid or on other soft body insect. This is where we are the most efficient to apply. Okay. Poi hanno sviluppato una strategia vera e propria, hanno fatto delle prove ufficiali e hanno visto che applicato all'inizio della stagione, quando inizia la prima generazione, e quindi in maniera preventiva, non solo alla fine come curativo, diciamo, e ha un'ottima efficacia come magari su tutti gli insetti a corpo molle. And the dosage, The registration dosage is 0.8%. Dosaggio è lo 0.8%. But when you are in where you have beneficials on the crop, Neodrinus, we applied at 0.6%. Ma quando avete appunto nella coltivazione l'insetto utile, il Neodrinus, sì, va allo 0.6%. Ecco, spero. Okay. Yeah. And this is program we work also with supermarkets like Carrefour. Loro il programma l'hanno anche utilizzato per la frutta che va al Carrefour, quindi con delle GDO. And they have approved the program when there is Neodrinus at 0.6%. We had no, we are not harmful against the beneficial. E quel dosaggio appunto dello 0.6% è stato approvato appunto anche da questa, dalla GDO, da Carrefour in questo caso, che in Francia è il più grosso, proprio per anche salvaguardare gli insetti utili. Ok. Rolando? Sì. Posso fare una domanda io, Ale? Sì, però dopo devo andare tra 5 minuti. Ah, velocissima. Volevo sapere, siccome il prodotto è registrato sulle rinosi della vite, se avevano fatto esperienze su eriofidi ruginosi, su pomace oppure eriofide vescicoloso. Mi devi dire il nome scientifico però dell'eriofide, se lo qui mi... Do you have any experience on mites in palm fruits? Yes, but there's not a lot of mites anymore in France on palm fruit with the strategies they're using, but we have seen in Spain they have cleaned up a lot of crop with Limosal works very well against mites. We, on citrus as well, red spider mites. Allora, in Francia non ci sono molti problemi, si vede che hanno stabilito un equilibrio nei campi e quindi non ci sono questi problemi. In Spagna, dove magari usano tanti piretroidi e così, hanno visto che anche su agrumi, ad esempio, che funziona molto bene contro i vari, insomma, acari. Ok. But for example, some questions can be when we use beneficials who can be very the same size as mites. It is important in greenhouse to let the beneficial to colonize a crop before apply limosite. So you let the beneficial get installed and everything before you start application of limosite. Or you can apply before, or you can just apply before. Letting the mites colonizing the chiaramente crop. Se siamo in delle colture dove vogliamo mettere degli insetti utili, o facciamo il limosite il giorno prima, o bisogna aspettare che l'insetto utile si sia stabilito, ecco, okay. Che abbia colonizzato. Ok, thanks Alain, if we have more question I will call you. Ok, perfect, thank you very much, thank you, bye, ciao. Ok, domande. Questa rispondo io perché su Pinova abbiamo fatto delle prove, sì, c'è, diciamo, il comparto tecnico di San Michele che l'ha provato sulla Pinova e insomma stiamo raccogliendo i dati sulla Evelina. Ok. Differenze con il Botector del Blossom Protect, praticamente il Botector è Eurobasidium pullulans puro, mentre invece il Blossom Protect, nel Blossom Protect è vero che ci sono le stesse CFU, però c'è anche uno starter nel Blossom Protect. Se noi usiamo il Blossom Protect come antibotritico, ci troviamo più botrite del non trattato.
Quindi il Blossom Protect è proprio stato studiato specificatamente per le pomace, perché proprio lì non trova abbastanza nutrimento come magari trova su fragola o uva. Ok, andiamo avanti con la presentazione, l'ultimo pezzo. Un attimo solo. Si vede? Penso si veda, no? Ok. Si vede, si vede. Sì. Parliamo di maculatura bruna, che è un po' un problema più di chi si occupa di pero, e faremo vedere qualche strategia integrata per il controllo, io e Massimiliano. E quali sono le strategie attuali e future? Tutti lo sapete, quali sono i fungicidi autorizzati dalla fioritura fino alla preraccolta. E sono questi, appunto, si dividono in principi attivi di copertura. Vabbè, il mancozeb è l'ultimo anno. Anilino pirimidine, strobilurine, triazoli, carbossamidi. Questi, diciamo, fanno parte delle strategie chimiche. E in più stanno nascendo anche di nuovi formulati a base di microrganismi, come abbiamo visto prima l'Eurobasidium pullulans, che è registrato per le malattie da frigo conservazione, però Stenfilium può essere anche questa considerata una malattia che poi fuoriesce durante la frigo conservazione. In più ci sono appunto tutti i prodotti a base di rame e il fosetilalluminio, oltre che i prodotti naturali come ad esempio l'olio d'arancio, gli estratti naturali. Il rame sappiamo che applicato a basso dosaggio viene in genere utilizzato quando le condizioni di rischio sono inferiori, ovvero luglio e agosto, mentre il fosetilalluminio sembra, agire sulla pianta rendendola meno suscettibile alle tossine prodotte dal fungo. Come ho accennato prima, Manica fino a un prodotto a base di rame e fosetilalluminio, che non produce chiaramente, però che è alla registrazione, e con questo prodotto abbiamo fatto dei test in collaborazione anche con dei centri di saggio e con il servizio fitosanitario dell'Emilia-Romagna. Questi test sono sfociati in una pubblicazione alle giornate fitopatologiche del 2018. Sono state fatte a Ravenna su varietà Abate Fettel, chiaramente, e ogni 7-10 giorni a partire da caduta petali sono stati fatti i trattamenti. Il protocollo era il seguente, magari tanti di voi l'hanno già visto che è stato anche pubblicato. Il Tutor 1815, che è questo appunto prodotto a base di fosetilalluminio più poltiglia bordolese, e da fine post, fino da post fioritura fino a frutto noce, e poi da frutto noce fino a preraccolta. E questa era la base, diciamo. Poi è stato fatto il Bordo Flow da frutto noce nella tesi 3, nella tesi 4 il Blossom Protect più un attivatore acidificante da frutto noce in poi, e nella tesi 5 il Blossom Protect, che è appunto il prodotto che ha spiegato prima Martino. Tutto in confronto con l'Ando Maxi, che è un prodotto a base di fluazina. Queste sono le date dei trattamenti del 2015, queste del 2016. Chiaramente io non voglio star qua a tediarvi con tutti i numeri, però se volete poi noi vi possiamo mandare anche la pubblicazione. Vi voglio però solo dire in breve i risultati. Questi sono i frutti colpiti al 15-16 giugno, a seconda dell'anno. In blu, azzurro, vedete il 2015, in verde scuro il 2016. E vedete che nel non trattato c'era un bel po' di frutti colpiti, quindi un 50%. Con Tutor, quindi con rame e fosetilalluminio, un 10,5% e fluazinam 7% circa. Quindi statisticamente uguali. Una cosa molto importante che preoccupa molti frutticoltori è l'abbinamento rame più fosetilalluminio, che potrebbe dare problemi di fitotossicità. Questa non è stata riscontrata neanche dopo 8 trattamenti. Chiaramente il dosaggio è di 1,5 kg per ettaro, non sono i dosaggi di rame fosetilalluminio da classici, sono molto bassi. Quindi 1,5 kg per ettaro, come potete vedere qua. Mentre invece a fine, quindi dopo la seconda tranche di trattamenti, quindi dal 18 agosto, i frutti colpiti al 18 agosto o al 18 luglio,
Come potete vedere, dove appunto si è proseguito col tutor 18-15 si è mantenuto basso il livello. Se abbiamo aggiunto il bordo flow, per dire, nel 2016 abbiamo comunque mantenuto basso, che è appunto un rame puro, quindi ci siamo tolti, tra virgolette, il residuo di Fosetil alluminio. Aggiungendo Blossom Protect abbiamo un leggero incremento rispetto al rame puro, però comunque rispetto al non trattato è una riduzione di circa il 30-40%, mentre il Fluazinam è più o meno uguale al rame più Fosetil alluminio. Qui il Blossom Protect più buffer ha dato dei problemi di fitotossicità proprio perché essendo un buffer acido ha trovato il rame sulla foglia e quindi ha dato dei problemi di fitotossicità. Con questo cosa vogliamo dire? Che praticamente volevamo dimostrare che il prodotto, il Tutor 18-15, non ha dato problemi di fitotossicità, quindi ha dimostrato un'ottima selettività. La miscela svolge un'attività interessante nei confronti di maculatura bruna, e quindi potrebbe essere preso in considerazione proprio alla luce del taglio della limitazione di alcuni principi attivi. Non sono emersi problemi di fitotossicità per tutte le strategie, tranne che appunto, come vi dicevo, quella dell'acidificante, in cui si è usato il Blossom Protect più l'acidificante. Di conseguenza è meglio appunto non utilizzarlo in stagione, ma solo per il colpo di fuoco. Un'altra prova che vorrei farvi vedere in anteprima, comunque... che non abbiamo mai, di cui non abbiamo mai parlato, è l'effetto sinergico che abbiamo visto tra bordo flow e limocide. Questo l'abbiamo visto su Peronospora in viticoltura, ora 3 anni fa abbiamo deciso di provarlo anche su maculatura bruna, visto che comunque è un problema molto sentito. E l'abbiamo impostato in questo modo, sapendo appunto il dosaggio che sarebbe uscito di limocide su pomace, e chiaramente la varietà è sempre a Abate Vetter, in questo caso il luogo era Poggio Renatico in provincia di Ferrara, e abbiamo fatto 6 applicazioni a partire da caduta petri ogni circa 10 giorni, con una miscela estemporanea di bordo flow e limocide. 700 litri ettaro il volume d'acqua utilizzato. Qual era il protocollo? Quindi un testimone non trattato, chiaramente. Nella tesi 1, bordo flow a 1 litro ettaro più limocide a 1,4 litri ettaro, ovvero lo 0,2%. La tesi 2, bordo flow a 1 litro e mezzo per ettaro più limocide a 2,1 litri ettaro, 0,3%. Tesi 3, bordo flow a 2 litri ettaro più limocide a 2,8 litri ettaro, quindi 0,4%. Ricordatevi che questo dosaggio da solo controlla molto bene la psilla e l'oidio, quindi in realtà voi con questa miscela fate praticamente 4 target, tichiolatura, maculatura, oidio e psille. E il testimone, nel reference, diciamo il prodotto di mercato, una poltiglia bordolese a 2,5 kg per ettaro. Passiamo subito ai risultati senza dilungarci ulteriormente. Questa era la percentuale di foglie colpite durante la prova, concentriamoci sulla linea verde, ovvero il rilievo fatto il 13 giugno 2018, vedete che non c'è differenza tra le tesi su foglia, ovvero usando 500 grammi di rame nella tesi 4 o utilizzarne 120 con l'olio d'arancio, non c'era differenza statistica, c'è un po' di differenza numerica. Ricordiamoci sempre con questa tesi 3 controlliamo molto bene oidio e psilla. Sui frutti, che forse è quello un po' più interessante, non era un attacco devastante, nel senso che il non trattato il 2 luglio aveva il 12-11% di frutti colpiti. Nelle tesi, allora parto dal presupposto che statisticamente non c'è differenza, però come potete vedere c'è un leggero effetto dose, quindi con 500 grammi di rame si ha un discreto contenimento, però sappiamo tutti il problema del rame che è stato limitato a 4 kg ettaro anno. Nel pero non è un problema così sentito come magari sulla peronospora della vite, però negli ultimi anni tra vari problemi fungini, batteriosi, colpo di fuoco, potrà diventare un problema il dosaggio di rame. Di conseguenza utilizzare una miscela che ci consente di andare a meno della metà del quantitativo di rame per ettaro ritengo sia molto valida, quindi la tesi 2 direi che è il giusto compromesso tra l'efficacia e il dosaggio di rame, quindi con 1,5 litri di bordo flow per ettaro
più lo 0,3% di rimocide in miscela estemporanea. Ecco, con questo io ho finito, abbiamo finito il webinar. Adesso non so se tu, Massimiliano, vuoi aggiungere qualcosa sul discorso maculatura prima di finire, poi magari rispondiamo alle domande qualora ce ne siano. Se avete domande o volete la presentazione, mandate un'email al sottoscritto. Se mi lasci la slide relativa al tutto, volevo dire due parole su questo formulato. Ok, no, va bene, così. L'unica cosa che voglio dire è questo. Cioè, allora, il Tutor 1815 è un prodotto che Manica ha in catalogo da tanto tempo, però oggi è diventato un prodotto molto interessante perché è l'unico fossettile rame registrato su maculatura bruna. E questo è il primo effetto positivo che ha il prodotto. Secondo, ha un dosaggio che è a quintale d'acqua, quindi a volume d'acqua e non per ettaro. E quindi uno può autogestire nell'utilizzo della quantità. Il terzo punto è il prodotto non ha numero di interventi, ha solo un limite dopo la fioritura da etichetta e non per ultimo è molto selettivo. E eravamo abituati a usare altri formulati anche su altre culture tipo vite che potevano dare dei fenomeni di fito. Oggi io è un prodotto questo che l'ho iniziato a usare l'anno scorso, l'ho visto su superfici abbastanza ampie, non ha mai dato nessun tipo di problematiche di fitotossicità, neanche su varietà a buccia liscia, dove si pensa sempre che il rame possa creare fenomeni di rugginosità. È chiaro che la rugginosità è legata al momento dell'applicazione, bisogna sempre partire in momenti tardivi e lontani dalla fioritura. La selettività è data principalmente dal rame metallo che c'è all'interno sotto forma di poltiglia e se andiamo a vedere il titolo in base ai principi attivi non è che diamo una quantità di rame, poi l'hai fatto vedere anche nelle slide. 220 grammi di rame. Esatto, quindi questo potrebbe essere in una strategia di difesa un prodotto molto interessante da utilizzare senza andare a consumare la quantità che pur tu hai ragione dire che è bassa, però comunque tra i trattamenti fatti a gemma ferma, tra i trattamenti fatti in vegetazione, i trattamenti che dovremmo fare post raccolta, anche sulla cultura del pero i 4 kg di rame stanno diventando un problema che ci porta poi chiaramente a trovare degli escamotage, come sappiamo tutti, che sono i rami concimi o qualcosa del genere. Quindi noi vogliamo sottolineare il fatto che comunque questo è un prodotto particolarmente interessante. È chiaro che la situazione maculatura, è inutile che lo ricordi tutti i tecnici che ci sono collegati, è una situazione particolarmente complicata, difficile da gestire, però secondo me sia il prodotto miscela fosettile e sia il nostro Bordeaux Flow, che comunque è un prodotto particolarmente persistente, poco dilavabile, selettivo e che fornisce poche quantità di rame, perché è un 124 grammi litro, in una strategia di difesa potrebbe essere particolarmente interessante. Io il Bordeaux Flow, mi soffermo anche su questo prodotto qua, l'ho usato fino a dosaggi pieni di 5 litri, perché molto spesso la paura del tecnico è quella di creare fenomeni di fito oppure deprimere la pianta. Io l'ho usato fino a 5 litri per ettaro, non ho mai avuto problemi di fitotossicità e ne ho fatti diversi trattamenti come da etichetta e non abbiamo neanche avuto problemi nella fruttificazione dell'annata successiva. È chiaro che ultimamente il rame aveva avuto una riduzione di utilizzo durante la vegetazione perché questi problemi non c'erano e poi c'era una serie di formulati principiativi che oggi stanno scomparendo. Tu prima parlavi chiaramente del Mancos, è uno dei tanti che stanno uscendo, tra virgolette, dal mercato. Quindi avere oggi noi, è inutile che ci nascondiamo, dobbiamo utilizzare tutto quello che è disponibile e registrato per la cultura. Quindi questi sono prodotti particolarmente interessanti. Andremo quest'anno a verificare ancora meglio l'efficacia del limocide. Quindi andremo a vedere se veramente
ci dà queste performance, come la prova che hai fatto vedere, quindi chiaramente potremmo avere un'arma in più per combattere la malattia. L'unica cosa, dico questo, siccome nella prova, e poi ho finito, nella prova c'è il Nando Maxi, attenzione, il Nando Maxi Rame, cioè il Fluazinam è un ottimo prodotto, se ne userà tanto in campagna, perché comunque oggi è entrato, diciamo, in tutte le strategie di difesa sulla maculatura, però aveva 63 giorni di carenza, ma quello è un limite sul discorso intervallo di sicurezza, è un prodotto da stare attenti con il rame vicino, quindi per non creare problemi di fitotossicità, soprattutto nel caso in cui l'azienda o il tecnico utilizzi il Bordeaux Flow, perché la Bordeaux Flow veramente è un prodotto particolarmente persistente, quindi rimane, anche se perde l'efficacia in termini di rame metallo, rimane particolarmente attaccato alla vegetazione. Concludo ricordando a tutti il Blossom Protect New per il colpo di fuoco, ok? Ne riparleremo con i tecnici che ho visto che sono oggi collegati, li andrò a trovare, perché questo, lo devo dire, oggi è l'unico prodotto per il colpo di fuoco in materia preventiva, quindi non c'è altro. E ripeto, non c'è altro di registrato, di utilizzabile, che non ci vada a compromettere un po' tutta la cultura del pero, che si trova già in una situazione particolarmente critica dovuto chiaramente a tutte le problematiche che ho appena elencato. Grazie mille. Ok, grazie. Chiaramente uno spettatore ci ricordava appunto che il fosetile si accumula e quindi può dare problemi di residui anche negli anni successivi. Allora, questo è vero, è anche vero però che quel dosaggio di 1,5 kg di Tutor 1815 porta 2,5 etti di fosetil alluminio per trattamento, e quindi non sono i classici dosaggi da fosetil alluminio. Chiaramente per chi fa residuo zero, una delle strategie, o chi fa biologico, una delle strade da percorrere è questa appunto, dove appunto proviamo delle nuove strategie, quindi rame più dei corroboranti, rame più... in questo caso appunto l'olio d'arancio dolce, in questo caso il limocide. Quindi sì, diciamo che questa era più una strategia per l'integrato, mentre questa, l'ultima, è più per chi fa biologico, residuo zero o limitato. Per il discorso afi della Nigero, ho visto che già alcuni si sono dimostrati disponibili per fare qualche prova. Ripeto, contattate Martino, contattate Massimiliano o me tramite questa email se volete fare delle prove sulla Nigero. Se so che alcune organizzazioni di produttori hanno chiesto l'uso emergenziale per gli afidi in generale, per l'olio d'arancio, vediamo, insomma, se arriviamo in tempo saremo ben contenti di farlo, perché anche non solo in biologico ma anche in integrato gli afidi stanno diventando sempre più un problema d'attualità. Bene. Martino, se vuoi aggiungere qualcosa, se no... No, volevo ringraziare tutti quanti i partecipanti, appunto rinnovare l'importanza del Blossom, perché nella duplice sua attitudine per il controllo di una batteriosi e nel controllo dei funghi antagonisti, dei funghi da frigoconservazione. Chiudo questo discorso qua. Grazie a tutti quanti. Se avete altre domande, me le potete mandare o... o al mio indirizzo, appunto, o i numeri dei miei colleghi. Bene, vedo che grazie non mille. Altre domande. Grazie mille a tutti. Arrivederci a tutti e grazie ancora per l'attenzione. Grazie. Ciao Massimiliano, ciao Martino, ci sentiamo. Ciao. Ciao. Ciao.